Romano di Piazzolla di Nola. Io, dopo Cortile, penso che Piazzolla annoveri tra i figli più illustri anche Gennaro Romano. Complimenti davvero, era la prima volta A volte nemmo profeta in patria, noi giriamo per l'Europa, per il mondo e poi va bene, e dobbiamo fare anche qualcosa per la nostra patria che è Nola, e grazie per averlo fatto, perché in genere usciamo fuori. Come componente della commissione toponomastica noi ci siamo occupati anche di valorizzare il settore della musica, perché Nola ha avuto valorosi musicisti e compositori. Ai quali dopo aver sottoposto l'iter procedurale al sindaco intitoleremo delle strade, perché potrei dire che Nola è anche la città della cultura. E tratterò brevemente, perché il tempo stringe, gli altri ci seguono, non dobbiamo dare i tempi per fare la traduzione simultanea, brevemente a grandi sciabolate il tema del coraggio, della libertà. E come sapete, l'umanità ha sempre avuto e inseguito una miriade di sogni, desideri che costantemente hanno fatto sperare sempre in un futuro migliore. E tra questi, per importanza di intenti, primeggia senz'altro il concetto di libertà. La libertà, come abbiamo visto con gli illustri relatori che mi hanno preceduto, viene declinata in varie forme. Abbiamo visto che lottiamo ancora per la libertà dei diritti civili, per la libertà di diritti umani, per la libertà di espressione, per la libertà di parola, di religione e quant'altro. Ciò in ogni latitudine e in ogni momento storico. Essere quindi padroni e sovrani, consentitemi anche di aggiungere sovrani, della propria autonomia individuale, dobbiamo sempre esserlo, sia di pensiero che di azioni. Qua stanno gli alunni del Carducci, dell'Albertini, lungi da me dall'entrare nei dettagli. Il primo personaggio, il primo individuo che nella storia dell'umanità si è posto l'intento di parlare di libertà è stato Platone. L'uomo consiste nell'essere padrone della propria vita e non far conto delle ricchezze. E anche Aristotele ebbe a scrivere sulla libertà, e che ritiene che l'uomo per la maggior parte delle sue azioni si trova sempre di fronte a più possibilità, e l'esito della scelta dipende appunto soltanto da lui e dal coraggio che infonde nelle cose per raggiungere il determinato obiettivo. Come è stato precisato, pure altri studiosi e pensatori nei secoli si sono occupati di questi argomenti, e tutti, come bene diceva il sindaco, hanno cercato di conciliare il loro bisogno di libertà e la propria vita senza ledere quella degli altri. Abbiamo parlato pure del concetto di democrazia, che viene frainteso sempre con sinonimo di libertà in senso ampio, ma la libertà, come abbiamo detto, propria non deve calpestare quella dei diritti altrui. La libertà presuppone delle decisioni, e le decisioni attraverso il processo passano attraverso il coraggio. E quindi la libertà è irriducibile alla forza del consenso, ma è garantita, come i nostri pensatori hanno fatto, attraverso la libertà del pensiero. E la nostra Costituzione, la nostra Repubblica ne è un esempio perfetto, perché sia il Parlamento che il Senato sono i luoghi nei quali si esprime il pensiero, ma si esprime anche, diciamo, come forma di dissenso. E mi riferisco soprattutto a quando nel 1924 l'ultimo discorso di Giacomo Matteotti, quando volle denunciare i brogli e le violenze operate per le elezioni da parte del partito fascista, nonché l'unico discorso del senatore a vita nel 1938 di Benedetto Croce, che espresse l'unico voto contrario verso le leggi razziali. Questo significava che in Italia non c'era in quel momento la barbarie, ma c'era anche la civiltà, e degli uomini valorosi che, sia pure in minoranza, avevano il coraggio di esprimere le loro idee. Queste due testimonianze, diciamo, del ventennio ci portano, andando un poco indietro nel tempo, arriviamo
ovviamente alla data odierna di qualche anno fa, il 17 febbraio del 1600, quando a Campo dei Fiori a Roma venne bruciato per eresia Giordano Bruno, del quale, visto che oggi ricorre il 423 anniversario, diremo giusto qualche altra parolina dopo. Poi dal 1600 passiamo al 1601 con Tommaso Campanella, che venne torturato ma non ucciso, perché fingendosi pazzo si salvò la vita. E anche, che dire, anche Galileo Galilei, come sapete ragazzi meglio di me, fu minacciato di torture perché diceva che la Terra girasse intorno al Sole all'epoca, e lo stesso Dante Alighieri fu cacciato dalla sua città per le sue idee politiche. E di tutte queste testimonianze si compone, diciamo, la storia della civiltà italiana. E questo ci ricorda, dal dettato costituzionale, che anche le istituzioni dei senatori a vita per il libero pensiero, che mo vengono fatti solamente negli ultimi tempi tra persone che si sono distinte nel campo delle scienze, delle arti, della cultura, della filosofia e quant'altro. Quindi la libertà di un popolo, possiamo dire che non è determinata dalla forma di governo che la rappresenta, ma bensì dal livello di civiltà raggiunto da quel popolo. E la nostra Costituzione quindi prevede che sia il Presidente del Consiglio sia il Presidente della Repubblica siano espressioni entrambi dei rami del Parlamento, perché è lì che si può esprimere il proprio consenso ma anche il proprio dissenso, come abbiamo visto nel caso di Benedetto Croce. Il popolo non deve essere considerato come la massa, ma nel popolo fa parte anche la sparuta, talvolta una sparuta minoranza, che risulta particolarmente significativa in particolari momenti, quando specie hanno connotazione, diciamo, nazionalistica. Quindi il consenso, introduciamo anche un nuovo concetto che è quello del consenso, della libertà, e nell'antica Grecia addirittura quando si sacrificava un animale bisognava, come ricordate, raggiungere il consenso, ottenere il consenso dell'animale. E come si faceva? Si buttava un sassolino sulla testa dell'animale, questo scuoteva e quindi il consenso era stato ottenuto. A volte anche il significato è di un voto popolare. Mi riferisco al 1933, quando Hitler riportò più del 66% dei voti per l'elezione a cancelliere. Però dobbiamo anche dire che a volte un uomo moralmente e intellettualmente insignificante può raggiungere il potere ed esercitare il potere attraverso la violenza, e attraverso la violenza, perché attraverso la violenza pensa di diventare grande. E quindi questa cosa dimostra tragicamente così la sua insignificanza e che non è politicamente educativo né per lui e né per il popolo che lo rappresenta. Volendo definire la verità, io dico che la verità si serve della parola. Io che sono un comunicatore, a volte anche come la comunicazione non verbale manifesta un pensiero, anche il silenzio, che talvolta è più eloquente delle parole, rappresenta un concetto, anche il silenzio rappresenta appunto può uno protestare, dissentire in modo silenzioso dando la propria interpretazione, ma nel caso di comunicazione verbale sicuramente la verità si serve della parola. E quindi poi non dobbiamo confondere nella sua universalità il concetto che il prevalere della necessità della forza sul concetto, come è stato detto, la forza sulla bellezza, ma invece deve essere la fragilità della bellezza a influenzare la necessità eventuale dell'uso della forza.
In questo momento mi vengono in mente anche gli irredentisti, tra i quali ricordiamo Scipio Slataper, Damiano Chiesa, Nazario Sauro, che si sono opposti alle dittature in epoca moderna. Volevo ricordare anche i ragazzi della, perché stanno i ragazzi qua, della Rosa Bianca, un movimento universitario di Monaco di Baviera, che appunto con il suo pensiero cercava di influenzare soprattutto in ambienti universitari e di opporsi al movimento della resistenza della Germania nazista. E pensiamo, abbiamo visto gli amici che sono intervenuti prima, ancora a quello che accade in Iran e in tutte le realtà islamiche, dove ancora oggi soprattutto la donna rivendica un ruolo di autonomia di pensiero, e gli stessi scienziati che talvolta sono stati costretti ad abiurare. Ma ritornando alla vicenda di Giordano Bruno, condannato a morte dal Tribunale Romano dell'Inquisizione, questo fatto pone drammaticamente ancora alla luce nella realtà odierna il problema delle minoranze ideologiche e religiose. Immaginate che anche qui, come allora, la Chiesa però ha operato un mutamento, non so quanto significativo, ma comunque c'è stato, e lo possiamo cercare nella dichiarazione allegata al Concilio Vaticano II promulgato da Paolo VI nel 1965, quando si disse che la verità non può che essere affermata in forza della verità stessa. Scusate il gioco di parole. Poi dal 1965, ci spostiamo a pochi giorni prima dell'anniversario della morte di Giordano Bruno, al 14 febbraio dell'anno 2000, quando il segretario di Stato della Città del Vaticano, il cardinale Angelo Sodano, ebbe a parlare di Giordano Bruno, dicendo, non assolvendo il tribunale, dicendo però che i metodi usati e particolarmente a cui fu aggiunta anche, oserei dire, anche altra tortura, parlando in termini di diritto penale, diciamo alla pena, furono applicate anche pene accessorie alla tortura stessa, che poi vedremo un attimo, e disse sostanzialmente, fondamentalmente, disse che i metodi usati erano quelli consoni e vigenti al momento, consoni e vigenti al momento. Però vi ricordate che il 2000, perché è stata fatta questa cosa, abbiamo provato a dare una interpretazione, perché nell'anno 2000 Giovanni Paolo II, oggi santo, proclamò l'anno giubilare. Allora, come dire, stava a significare che la Chiesa volesse entrare nel nuovo millennio più purificata, perché come abbiamo visto il cardinale Sodano non condanna il Tribunale dell'Inquisizione ne assolve Giordano Bruno, ma fa solo una richiesta di perdono per la violazione della dignità umana, che non dovrebbe essere mai calpestata, però ovviamente la rapporta ai giorni nostri. Poi la vicenda di Giordano Bruno ci pone sempre davanti alla dicotomia tra la verità di fede e verità filosofica, se queste siano sovrapponibili o vera indipendente le une dall'altra. Ma ritornando al Domenicano, Tribunale dell'Inquisizione, qua mi dispiace che l'amico il professore Sebastiano Maffettone, dove ci incontriamo alla Luis, siamo vicini di casa, abbiamo scoperto che a Piazza Ungheria, ai Parioli, c'è la chiesa San Roberto Bellarmino, che fu nel processo all'epoca teologo il maggiore inquisitore, e formulò 8, si diceva, proposizioni a Giordano Bruno per farlo ravvedere. Giordano Bruno, per la verità, su 6 poteva pure, ci si poteva pure trattare, ma su altre 2, sul cosmo, sulla centralità dell'uomo, non si piegò. Ma quello che diceva la pena accessoria alla tortura è che gli praticarono l'applicazione della mordecchia,
quando lo abbrugiarono, come si diceva nelle cronache del tempo, perché la mordecchia era stata operata e applicata in modo da tenere praticamente la lingua verso il basso, perché evidentemente i vaneggiamenti che portavano Giordano, il pensatore romano, verso il cammino della morte avrebbero potuto, e gli ideali di libertà avrebbero potuto fare presa sul popolo che era andato ad assistere alle esecuzioni e avrebbe potuto fare breccia. Allora quella mordecchia con la lingua rivolta consentiva al condannato fino all'esalazione dell'ultimo respiro di pronunciare solo la parola A, di abiuro, quindi ecco perché dicevo quello, sì, esatto, e quindi questo è l'elemento di novità. Io volevo dire sempre per i ragazzi che abbiamo detto che la libertà passa attraverso la parola, passa attraverso la verità, passa attraverso l'amore, ma dobbiamo dire anche che questi fattori, quindi libertà, verità e parole, hanno sempre a base il denominatore comune del coraggio. Giusto per lasciarvi qualcosa, perché chi erroneamente dice voi siete il futuro perché oggi siete il presente, con l'aiuto di Angelo volevo lanciare un attimo io che sono di formazione matematica, una formula del successo che vi potrà accompagnare nell'irto cammino della vostra vita, dove avete, ricordo, tre soli doveri: studiare, studiare e studiare. E se vediamo in questa formula, quello è il nostro impegno, ma vale come addestramento, vale per la dieta, vale per la palestra, vale per lo studio. Noi vediamo, se diamo un valore 1, irrisorio, e lo mettiamo in maniera esponenziale, 365, che sono i giorni dell'anno, vedete che non succede niente. Se uno non si impegna, eleva un numero, sappiamo dalle proprietà delle potenze, il numero 1 elevato a qualsiasi potenza dà sempre 1. Se invece noi aumentiamo solo di un centesimo il nostro impegno al giorno, vediamo che arriviamo a quasi 38, cioè significa, ragazzi, non il doppio, non il triplo, non il quadruplo, ma 38 volte così, con un minimo impegno giornaliero. Come dicono i cinesi, un grande cammino incomincia sempre da un primo passo che si muove dopo l'altro. Se invece dovessimo ragionare, quindi il successo è in maniera esponenziale rispetto al nostro impegno. Se invece andiamo al negativo e quel centesimo che abbiamo messo all'impegno nostro scendiamo allo 0,99, vediamo che quello è molto vicino, non si discosta di molto dallo status quo, che non si muove proprio, è impercettibile. Quindi